Il primo disegno è molto strano perché ho scelto di farlo su tela, quindi una piccola tela con i pastelli ad olio. Infatti si chiama Il rumore del mio destino. Ho scelto di fare questa pazzia perché secondo me anche quei pastelli ad olio su tela mica male, diciamo niente di male, cioè bisogna provare qualcosa di nuovo. E quindi io ho scelto di fare su tela questo rumore del destino, facendo innanzitutto i primi sentiero, diciamo ovviamente dominando con il grigio. E poi ho scelto di fare questi alberi realistici abete, che sono bellissimi ovunque, sia sulla parte destra e parte sinistra. Diciamo a mano che si va lontana, gli alberi sono piccolissimi, mentre a mano che si avvicina gli alberi, diciamo gli alberi che sono vicini a noi, se no un po' più grande. Questo qui si trova un po' nel parchetto, diciamo il classico parchetto nel bosco o in campagna, che è bella da vedere sul tela. Niente di male, il cielo ho fatto l'azzurro, troppo di blu, poi su, come si dice, sull'erba ho fatto un po' di verde smeraldo ocra, poi diminuendo un po' il verde chiaro per dare questo tocco di realistico all'erba, diciamo è l'inizio, e quindi che sto cercando di andare verso l'arte della realtà, sto facendo dei passi. E voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti. Qui invece il discorso un po' lungo, perché questo disegno è difficilissimo da fare, ci ho messo così due giorni per farlo, perché ho usato 3 ore di martedì, poi tre, poi un'altra un'oretta di mercoledì, quindi se facciamo il conto in totale 4 ore. Perché ci ho messo così tanto? E perché ci ho messo un po' a pensare un po' di dettagli realistici su questo disegno? Cioè, ho pubblicato martedì, diciamo, messo su Instagram, ma c'è qualcosa che non mi convince, allora mi sono rimesso di nuovo giorno dopo a sistemare un po' i dettagli di questo disegno. Ci ho messo quindi un'oretta per dare dei ultimi dettagli. Infatti questo disegno si chiama infatti un barco verde bellissimo, direi titolo ottimo questo disegno che ho fatto. Innanzitutto questa volta sono partito prima sulle basi, diciamo sulla collina, cioè, sono partito sulla collina e poi l'erba. Sulla collina ho utilizzato il colore verde acqua, poi ho utilizzato un po' il verde chiaro per dare un tocco di profondità sulla montagna,
mentre sull'erba prima ci ho messo ocra, poi ci ho messo il verde smeraldo, il giallo, ci ho messo anche il giallo, nella profondità ci ho messo il verde scuro, quindi da lontananza. Mentre a mano che si avvicinano ho un po' utilizzato sia il giallo e il verde smeraldo, poi ho preso il nero, ho fatto un po' le forme delle erbe, diciamo, per dare questa profondità di nuovo. E così si capisce che una parte è il barco e l'altra parte è l'erba, diciamo così, no? Che si vede benissimo il barco, perché il barco gira verso destra, quindi da sinistra a destra, li faceva così, no? Infatti è un po' difficile. Poi ho dato un po' di dettagli anche con arancione, poi ho mescolato un po' dei colori, insomma, diciamo così, no? Perché ho chiamato così? Perché ispirata a un varco, cioè non è un sentiero, perché un sentiero è diverso da un varco. Il sentiero è quello totalmente, completamente strada, è quello che si trova soprattutto nei parchi o nei boschi, mentre il varco è quello come un po' di sentiero, ma di colore verde. Non è proprio una strada, come dei passi che porta verso, in questo caso verso la collina, verso la salita della collina. Infatti mi hanno dato un po' di complimenti su questo disegno, mi dicono che è uscito benissimo. Ho fatto anche la bete in maniera un po' diversa i colori dei abeti, perché alcuni abeti ho fatto semplicemente con nero e verde smeraldo, ma con gli altri ho fatto con il giallo, con il nero, cioè prima il nero, poi il verde smeraldo, poi il giallo, poi il verde scuro, per dare questo tocco di profondità. Poi il cielo è semplicemente illuminato con l'azzurro, sfumato un po' con il blu, eccolo. Diciamo, su questo disegno, infatti, si vede un po' i passi che sto facendo, sto credendo di me, grazie anche a voi, ai miei genitori che mi credono, ci credono, mi spingono. Vorrei continuare così.